Lo State of Play dedicato a The Last of Us 2 è stato certamente impressionante, ma vuoi per l'importanza del gioco, vuoi per la volontà di mostrarne con forza le qualità prima del lancio, Sony non ha fermato il flusso di informazioni sull'ultima opera di Naughty Dog. Da poco è infatti uscito un altro interessante video di approfondimento chiamato Into the Details, che prevedibilmente si concentra sulla maniacale attenzione al dettaglio del team americano, come se non lo si fosse già notato dagli impressionanti video di gameplay mostrati finora. Il video parte, curiosamente, mostrando il processo creativo del team, che per rendere più realistico e credibile il mondo di gioco, a quanto pare, fa dei brainstorming interni con discussioni sugli eventi che accadono nel mondo reale. L'intento primario è creare dei personaggi estremamente credibili e multidimensionali, perfettamente caratterizzati all'interno di un concept narrativo che fa da base all'intera produzione. Gli script nascono dopo il concept della storia, ovviamente, ma prendono forma non solo dalle menti di chi scrive, ma anche grazie all'apporto di chi interpreta, poiché attori del calibro di Baker e Ashley Johnson, stando alle parole di Neil Druckmann, sono in grado di traslare parte della loro caratterizzazione nei loro alter ego. La rincorsa dell'autenticità è quindi continua e passa dalle animazioni all'art direction, con un continuo tentativo di rendere tutto il più reale possibile, persino le reazioni istintive e naturali dei volti nelle varie situazioni. Come si è notato già nello State of Play, inoltre, i Naughty Dog stanno tentando chiaramente di rendere più umani possibile i nemici del gioco, per aumentare l'impatto delle azioni del giocatore e aggiungere tutta un'altra profondità agli scontri. L'audio ricopre un ruolo importantissimo in questo gioco, dando indizi al giocatore e mostrando la continua comunicazione degli avversari, e ciò senza contare le fin troppo realistiche urla di dolore in punto di morte. La ricerca è stata persino botanica e architettonica, con uno studio di elementi naturali nelle foreste per riportare al meglio le città in rovina riconquistate dalla vegetazione. L'obiettivo finale è mostruosamente ambizioso, ed è quello di far provare al giocatore un evento reale, facendogli dimenticare di trovarsi in un videogame. È indubbiamente una missione non facile, ma da quel che abbiamo visto Naughty Dog pare esserci andata davvero vicino stavolta. Gli aggiornamenti sul gioco, comunque, continueranno fino all'uscita. Voi ovviamente ricordate di iscrivervi al nostro canale. Alla prossima!